Buongiorno amici della Clessidra e ben ritrovati ancora una volta sul mio canale. Anche oggi parliamo di un bel vintage degli anni 60-70 e parleremo del bellissimo Longines Ultracron. Ma ovviamente lo faremo dopo la sigla. Bene, bentornati. Dunque, siamo all'incirca nel 1967 e già all'epoca si sentiva parlare di alta frequenza. Longines decise dunque di scendere in campo lanciando il suo modello Ultracron, dove Ultracron sta per Ultra Chronometer. Vi basterà pensare che negli stessi periodi c'era anche il Girard Perregaux Gyromatic. Bene, quello era un periodo in cui varie marche si stavano cimentando per la creazione di movimenti molto, molto precisi. Infatti, il calibro 431 che va a montare su questo orologio, pensate un po', garantiva una precisione di addirittura 2 secondi al giorno di scarto. Quindi stiamo parlando di un movimento COSC. Poiché l'elevata frequenza del bilanciere rendeva praticamente inefficaci quelli che erano i lubrificanti dell'epoca, beh, Longines decise di inventare un sistema di lubrificazione a secco. Arriviamo al 1968 e Longines decide di creare un subacqueo con la linea Ultracron e quindi va a creare il primo subacqueo ad alta frequenza del mondo. Ed è questo qui, ragazzi. Veniva reso impermeabile sino a 200 metri con la bella cassa di tipo cushion, e va detto anche che di recente è stata proposta una nuova versione. Bene, è giunto il momento ora, ragazzi, di andare a vedere l'orologio. Bene, ecco questo diver di casa Longines. Andiamolo a scoprire innanzitutto partendo dalle dimensioni. Abbiamo un diametro di 40 mm, un lag to lag di 40,5, un'altezza di 11,5 mm ed un'ansa di ben 20 mm. È interessante la forma della cassa, che possiamo definire cushion, che lo rende particolarmente compatto alla vista. Ecco qui il calibro, il 431 di Longines, che ha 17 rubini, 36.000 alternanze, quindi possiamo considerarlo, o meglio, è un high beat, e una riserva di carica di 40 ore. Se notate bene, la massa oscillante è anche incisa con la clessidra alata e la dicitura Longines sulla parte inferiore. Un calibro davvero interessante che non deve mancare nelle vostre collezioni. Andiamo ora sul quadrante, lo troviamo con una bellissima base nera, mentre vi sono anche delle stampe di colore bianco. Vi faccio notare il logo, che non è stampato, ma bensì in 3D, sotto la dicitura Automatic, e come potete vedere sulla parte inferiore vi è la dicitura Ultracron sovrastata da quello che è il logo della linea Ultracron, questa specie di serpentina, anche essa è in rilievo. Ecco, da questa angolazione riusciamo anche a capire che alcuni indici sono stampati, quelli di colore bianco, mentre altri sono tridimensionali. Questo regala profondità al quadrante, che altrimenti risulterebbe molto piatto. Se andiamo a guardare invece ad ore 3, troviamo quella che è la finestrella data con base bianca e numero di colore nero, e poi sempre ad ore 3, ma all'esterno della cassa, possiamo notare quella che è la grossa corona di Longines. Ecco qui da vicino quella che è la corona abbastanza grande con la ziglinatura laterale che permette un facile grip. Interessante il logo della clessidra alata con quello che è il nome della casa Longines, e un'altra particolarità della corona è che non è a vite ma bensì a pressione. Una scelta un po' particolare, come abbiamo già detto, di Longines per questo tipo di orologio. Bene, torniamo nuovamente sul quadrante. Possiamo parlare ora delle lancette, che sono di tipo a bastone. Abbiamo una finitura argentata sia per quelle dei secondi che per quelle delle ore, mentre troviamo un piacevole stacco di colore con quella dei minuti, che è arancione. Sia gli indici che le lancette sono ricoperti di pasta luminescente al trizio. Possiamo dedurre tranquillamente questa informazione dalla T che troviamo vicino alla dicitura T-Swiss Made sulla parte inferiore del quadrante.
Poniamo attenzione ora su quella che è la ghiera molto sottile di colore nero, che presenta anche dei marcatori di colore rosso. Ogni quarto d'ora troviamo delle cifre in arabo che sono di colore bianco, anche se in questo caso possiamo notare un piacevole viraggio. Bene, voltiamo l'orologio, troviamo il grosso stemma centrale con la dicitura Ultracron e sotto Longines, mentre al centro c'è quello che è il logo della linea Ultracron. Potete subito capire che questo è un fondello a vite proprio dalle sei tacche che servono appunto a svitarlo. Ovviamente non poteva che essere così, visto il delicato movimento che Longines ha dedicato a questo fantastico diver. E siamo raggiunti al bracciale, che è davvero fantastico. Un bracciale fatto in 7 pezzi, un misto fra Jubilee e chicchi di riso, che regala una fantastica sensazione anni 70. Da questa angolazione possiamo anche notare la bisellatura della clasp, ma adesso la andiamo a guardare un attimino meglio. Bene, ecco qui la clasp. Come potete vedere, al centro c'è questa grande effigie con il logo Longines. Davvero, davvero interessante. Bene, passiamo alla prova polso. Bene, eccolo qui al polso, un orologio che ogni amatore riconoscerà subito. Devo dire che è molto comodo, anche se la tipologia di cassa utilizzata per questo diver solitamente mi dà problemi. Guardate che meraviglia, il bracciale è inconfondibile, ragazzi, e regala quel tocco freddo anni 70. Approvato. Bene amici, spero abbiate gradito il video. Come sempre vi esorto a mettere un bel like e a condividere, perché i vostri like e la condivisione sono l'anima del canale. Se avete voglia, poi c'è anche il gruppo Telegram, dove vi aspettano tanti amici che hanno sempre voglia di parlare di orologeria. Per questa domenica è tutto, ci vediamo prossimamente con un altro video della Clessidra di Ema. Un abbraccio a tutti quanti e ciao!